Hi guys! Here we go again. I'm Evie and this is a new episode of our vlog, The Baseball Family. Today in vlog number 14 we will show you a history episode. Ok, dopo aver parlato di Joe DiMaggio ci sembrava giusto presentarvi un nuovo documentario su un evento che salvò il baseball. Come corner avremo il film corner inerente alla rubrica principale, ma vi racconteremo tutto dopo la sigla! Vi spiegherà tutto mio fratello Etto. Etto! Etto! Hi guys! Dunque, come vi aveva anticipato mia sorella, oggi abbiamo la rubrica History, ovvero un piccolo documentario storico per capire meglio il nostro sport e tutte le sfaccettature che compongono l'evoluzione e la storia del baseball. Ce ne saranno altri di documentari, dei più svariati, e tutti racconteranno le gesta di personaggi o l'evoluzione del baseball tra regole, materiali, attrezzature, storie delle divise, delle leghe e anche delle squadre. Eccetera. Ma vediamo di cosa si tratta. Jackie Mitchell era una giocatrice dei Chattanooga Lookouts. Fu lei per un periodo un caso più che un'icona per le donne dell'America, forse un po' bigotta, che relegava le donne in cucina o nel ruolo esclusivamente di madri, difficilmente nel ruolo di lavoratrici, né tantomeno di giocatrici di uno sport come il baseball, che allora come oggi è lo sport nazionale del paese, della bandiera a stelle e strisce. Una storia tanto strana quanto avvincente, ma questa è un'altra storia appunto, e ne parleremo prossimamente in un altro episodio della rubrica History. Oggi però vi vogliamo parlare di qualcosa di unico che cambiò, o meglio salvò, il mondo del baseball nella prima metà del secolo scorso. L'America infatti entrò in guerra il 6 dicembre 1941 e gli uomini partirono per il fronte, lasciando sguarnite le squadre della Lega, che non sapevano più come fare per attirare le folle negli stadi. Fu così che Philip K. Ragley promosse l'idea di portare le donne allo stadio, ma non sugli spalti, ma bensì in campo, ad intrattenere il popolo americano nelle assolate giornate estive, cercando di sviarlo dai pensieri della guerra e cercando di fare introiti. Bene, ma non perdiamo tempo, andiamoci a guardare la rubrica di oggi, che è la History, appunto, con la prima parte del mini documentario The Girls Who Saved Baseball, ovvero la storia della Lega Femminile Americana, denominata AAGBBL. Vai col servizio! Questo piccolo documentario è dedicato a una bellissima ed interessante storia della Lega AAGBBL, che dal 1943 al 1954, con l'aiuto delle donne, seppero risollevare il nostro sport, visto che gli uomini in quel periodo andarono a combattere. E riuscirono così a riempire di nuovo gli stadi, che erano rimasti vuoti.
All American Girls Professional Baseball League. Questa era la dicitura dell'acronimo AAGPBL. Avevano delle bellissime divise, molto femminili perché avevano la gonna, anche se si buttavano nella terra. Infatti si facevano spesse volte male. Abrasioni, ematomi erano all'ordine del giorno. Il baseball fino a quel tempo era uno sport maschile. E dimostrarono a tutti il loro valore, pur restando sempre femminili. Anche se si gettavano in scivolata sulla terra rossa. Ma per capire meglio questa realtà sportiva del tempo è bene fare un inquadramento storico antecedente ai fatti. Accade in un determinato momento della storia americana qualcosa di unico che cambiò, o meglio salvò il mondo del baseball, nella prima metà del secolo scorso. Dei fatti che cambiarono le cose e per necessità da lì a poco diventarono virtù. L'America infatti 80 anni fa entrò in guerra, precisamente il 6 dicembre 1941, il giorno dopo l'attacco sferrato dei giapponesi alla base americana di Pearl Harbor, nelle Hawaii. La dichiarazione di guerra del Giappone fece scattare il meccanismo delle alleanze internazionali, per cui Germania e Italia dichiararono guerra agli Stati Uniti. Allo stesso modo, in cui le donne si sostituirono agli uomini, sia nelle campagne ma anche e soprattutto nelle industrie, per far fronte alla mancanza di manovalanza maschile durante la Seconda Guerra Mondiale, anche in ambienti meno apparentemente utili. Le donne si seppero far da prima notare ed in seguito apprezzare anche dentro i diamanti di baseball. Partirono in gran numero tantissimi giovani americani per contrastare i giapponesi nel fronte del Pacifico e nel vecchio continente, per combattere il nazifascismo di Germania ed Italia, alleate a quel tempo appunto con il Giappone.
Dal 1941 al 1945, con la partenza verso il fronte, anche giocatori molto importanti dovettero partire, lasciando sguarnite le squadre di tutte le leghe e categorie. Infatti i giocatori dal calibro di Yogi Berra e Ted Williams o Joe DiMaggio, tanto per citare qualche nome altisonante, partirono chi per il Pacifico, chi verso il vecchio continente come Yogi Berra, imbarcato come Ted Williams nella Marina degli Stati Uniti. Berra, nello specifico, a difendere con le batterie di cannoni di bordo, difendeva i commilitoni durante lo sbarco in Normandia nel fatidico D-Day. Ed in questi anni, in special modo dal 43, si istituì un campionato non parallelo ma unico. Stiamo parlando della Lega Femminile di Baseball. Sì, baseball, non softball. Con la sigla AAGPBL, acronimo di All American Girls Professional Baseball League. Fu una mente geniale che pensò di stanare le donne dalle cucine e portarle negli stadi a risollevare per oltre un decennio le sorti di questo sport, anche se in un primo momento gli uomini dentro e fuori del campo storsero il naso, dovettero a breve ricredersi. Il suo ideatore fu Philip K. Ruggley, magnate del chewing gum, che aveva ereditato da suo padre la franchigia dei Chicago Cubs ed era alla ricerca di una possibile soluzione a questo dilemma. Ruggley chiese a Ken Sells, assistente del general manager dei Chicago Cubs e messo a capo di una commissione, per elaborare delle idee. Il comitato raccomandò che venisse istituito un campionato di softball ragazze per essere pronti ad andare negli stadi della Major League nel caso il pubblico diminuisse a causa della perdita dei giocatori di qualità delle franchigie per attirare le folle. Nei vari anni la Lega cambiò nome e di conseguenza il suo acronimo. All'inizio la Lega aveva il nome di All American Girls Softball League, cambiato poi in All American Girls Baseball League. Dopo il 1943 cambiò nuovamente in All American Girls Professional Ball League, usato fino al 1945. All American Girls Baseball League, che venne usato fino al 1950, e dopo finalmente nel 1938 venne cambiato definitivamente in All American Girls Professional Baseball League. Pat Scott has quite a curve, but this one is wide and Gene Marlowe is willing to wait. Bunts it, the squeeze is on. Tibby Eisen slides home with a run and a nicely bruised leg. Better a bruise than long pants, eh, gals? Joe Weaver hits the long ball, almost out of the ballpark. Boy, that clears the base paths. An inside the park homer by a whisker.
Bye bye, ciao ciao. Alla prossima. Bene ragazzi e ragazze, bambini e bambine, papà e mamme, ladies and gentlemen, spero l'abbiate trovata interessante questa rubrica. Vi ricordo che la seconda parte del documentario andrà in onda fra 2 sabati, come al solito, almeno per quanto riguarda i documentari. Passo la parola ora al mio fratellone Enea, detto Ennio, per il suo piccolo inserto. Vai Ennio! Eccoci qui per il solito appuntamento settimanale. Prima di lanciare il corner di coda, è l'ora dell'aiutino, per conoscere meglio il nostro sport, dedicando un minuto, un solo minuto, ad una parola, una sola parola, del nostro sport. E quindi, a word a day, cioè una parola al giorno, il piccolo vocabolario del baseball. La parola di oggi è... ball. Sapete come si scrive? Cosa significa? Se l'altra puntata abbiamo parlato dello strike, oggi, ovviamente, giustamente, dobbiamo parlare di ball. Nel baseball, un ball è una pallina che, dopo un lancio sbagliato, ball, è un lancio esterno all'area di strike. Ogni 4 tiri sbagliati, cioè ball, il battitore vince il diritto di andare indisturbato verso la prima base. Casi particolari. Se un battitore riceve una base su ball, le basi sono tutte occupate, tutti gli altri corridori devono avanzare anche essi di una base. E quello in terza base finirà per segnare un punto. La base sul ball può anche essere intenzionale, quando le circostanze della partita portano il manager della squadra in difesa a considerare che sia più vantaggioso affrontare il giocatore che dovrà andare in battuta dopo quello che è attualmente in box. Questo può accadere, ad esempio, se il battitore successivo a quello attuale è il lanciatore avversario, generalmente meno abile con la mazza, o se si vuole evitare uno specifico battitore. Con la base su ball, la palla rimane viva, per cui il battitore appena diventato corridore ed eventuali giocatori già in base possono avanzare anche più di una base, a rischio di eliminazione. Questo avviene in genere quando il lancio che causa la base su ball sfugge al ricevitore. E questo è tutto per A Word a Day, ci rivediamo alla prossima puntata. Benvenuti ragazzi, oggi abbiamo la rubrica Film Corner. Io sono Enea Wieser e questa è la Baseball Family. Oggi parleremo del film Ragazze Vincenti, A League of Their Own. È un film del 1992, diretto da Penny Marshall, ed è la storia romanzata degli inizi della All-American Girls Professional Baseball League, il campionato di baseball femminile che si giocò negli Stati Uniti dal 1943 al 1954. Nel 2012 è stato scelto per essere conservato nella National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America. La storia è ispirata alla AAGPBL, il campionato femminile di baseball che si svolse realmente a causa della mancanza di giocatori uomini impegnati nella Seconda Guerra Mondiale. Gli americani non hanno rinunciato al loro amatissimo baseball e centinaia di ragazze si sono dedicate ad allenamenti, selezioni e campionato. L'osservatore Ernie Kelpi Capadino, dopo un provino, ingaggia 2 sorelle ventenni, Kit e Dottie Keller, quest'ultima sposata con il militare Bob Hinson. Le 2 entrate nella squadra dei Rockford Peaches si allenano duramente con una decina di coetanee. L'allenatore è James Jimmy Duggan, ex campione al tramonto, con un ginocchio rovinato, dedito all'alcol e assolutamente scettico sulle possibilità che le donne possano riuscire nel baseball. Il campionato è patrocinato da un industriale dolciario, Walter Henry. Dagli inizi faticosi, le prime difficoltà del rapporto con il frustrato coach, i non facili umori del pubblico negli stadi, fino alla felice ripresa dei consensi. Aggiungo solo che c'è un rapporto conflittuale fra le 2 sorelle, che le porterà a sfidarsi durante gli spring training, come anche nel campionato. Ma non posso raccontarvi tutto, questo è un film assolutamente da vedere, soprattutto per chi pratica il baseball. Madonna è uno degli interpreti. Sto parlando della rockstar, e interpreta il ruolo della rocciosa May, e canta la canzone principale della colonna sonora del film, This Used to Be My Playground. Il brano ottenne una nomination al Golden Globe come miglior canzone originale. Con la durata di 128 minuti, il cast è composto da Tom Hanks, Gina Davis, Lori Petty, Bill Pullman, ovviamente Madonna. Ci vediamo al prossimo Film Corner. Prima di lasciarci, abbiamo il consueto aforisma di fine vlog. Ad aforisma dei... Non c'è provare, c'è fare.
Jedi Master Yoda. Thanks to! Oggi devo ringraziare un altro fan, il 500esimo iscritto su YouTube, Sergio Masotti, ed approfitto a chiedere a chi ci segue di iscriversi, ovviamente su YouTube. Vi ricordo che siete 1300 iscritti su Facebook. È vero, anche Facebook è importante, ma il fine ultimo per noi sono i video. Noi lavoriamo su quello e per quello, e quindi troviamo giusto che vi iscriviate almeno quanti siete su Facebook. Grazie. Quindi, visto che mentre vi dico questo siete sul nostro canale, non vi costa nulla iscrivervi. Fatelo ora, è gratis. Mettete pausa, iscrivetevi e poi mettete di nuovo play. Grazie, non posso fare a meno che ringraziare tutti i follower, che sono ormai amici, per come hanno saputo sostenermi durante le ultime fasi del mio tryout per la nazionale Under 12. Ho ricevuto tanto affetto, stimoli ed incoraggiamenti, e questo merita almeno un grande ringraziamento da parte mia e di tutta la mia famiglia, che ha creduto in me e mi ha sostenuto moralmente, ma anche nelle cose più spicciole e pratiche, come nei due viaggi di Verona ad agosto e quest'ultimo a Bologna. Un grazie va anche alla FIBS e tutto il team Italia, che mi ha dato opportunità a imparare e mettermi alla prova, con un fantastico gruppo di ragazzi che ho avuto modo di conoscere e stringere amicizia. Papà mi rincuora e mi dice che questo deve essere un punto di partenza e non di arrivo. Ed ha ragione, è vero, non è una sconfitta. Far parte, man mano, di una cerchia sempre più ristretta ed essere riuscito ad arrivare nel gruppo di soli 44 atleti di tutta Italia, della mia fascia di età, vuol dire che qualcosa di buono l'ho fatto in questi 4 anni che pratico questo meraviglioso sport. Arrivederci a tutti. See you in the next episode of the Baseball Family Vlog. Stay safe, stay tuned, and follow the blue. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina, lasciate un like se il video vi è piaciuto e lasciate un commento sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitter. E mi raccomando, condividete. Viva il baseball! Viva il softball! E viva la vita! Io sono Ettore Wieser e questa è la Baseball Family. Bye bye! Ciao ciao! We are baseball players and vloggers. The Baseball Family. Vi aspettiamo come al solito il prossimo sabato alle 18:18 sul nostro canale YouTube e per le novità sui social, Facebook, Instagram e Twitter. Nella puntata 15 ci sarà la rubrica Our Story, dove vi racconterò un'esperienza di crescita e amicizia con ragazzi che avevano appena incominciato il baseball. Non mancate! Viva il baseball, viva la vita! Bye, ciao! Under vlog. Here we gang again. No. Che sono ormai amici. Here we going again. Do you like a... La storia è... I speak Italian. Speech vuol dire sputare. Sputare l'Italia. Papà mi prende un attimo il naso. Dopo aver parlato. Quindi, visto che... Come? Ci sembrava giusto? Ci sembrava
brutto. Una nuova. Come corner. Gli americani non hanno rinunciato. Balletto, è questo il balletto, non ballo. Balletto. Però oggi mi sento un po' arrabbiata. Ha finita? Difficilmente nel ruolo di lavoratrice. Difficilmente nel ruolo di... Ok. Non so perché ho le lacrime. Okay. Da, non si è cominciato il nano. Ce ne saranno altri. Ce ne saranno. Fino alla felice. Jackie Mitchell. Come Maremma Maiala. Ah, Mitchell.